Mister, si riparte per una nuova stagione dove però il Teramo comunque deve provare a vincere anche questo campionato. No, il nostro obiettivo è quello là di vincere il campionato, con la consapevolezza che altre squadre vogliono vincere il campionato come noi, come lo stesso Giulianova, l'Angolana che ha fatto un'ottima squadra, come la stessa Vastese. Però noi non dobbiamo mettere le mani avanti, abbiamo l'obbligo di provarci perché siamo in una piazza importante, ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità, però questo penso che fa bene al gruppo, fa bene al sottoscritto, perché quando hai un obiettivo del genere l'impegno è sempre massimale. Sinceramente anche dal primo giorno che sono arrivati i ragazzi mi hanno sorpreso, perché anche dai test si sono presentati in modo, diciamo, non dico perfetto, ma in ottime condizioni per prepararsi al meglio in una parte della stagione importantissima, per come la vedevi, perché la preparazione è una, diciamo, non dico la parte più importante della stagione, ma una parte importante della stagione. Siamo un po' corti, mancano 4-5 elementi, è normale che la società sta lavorando a questo, però il mercato è lungo, noi non dobbiamo avere fretta perché dobbiamo prendere giocatori adatti alla mia idea di gioco, ma soprattutto adatti a questa piazza, e non è facile trovare giocatori, che è vero che siamo in eccellenza, ma non è facile giocare a Teramo, quindi dobbiamo prendere giocatori spessore. Per me era il primo riconfermato, è normale, lui ha fatto le sue valutazioni, la società è stata brava a dargli un ruolo importante, perché adesso lo vedete che prima del ritiro, diciamo che lui è stato importantissimo per la squadra insieme al direttore, per l'organizzazione del ritiro, e qui si è vista tutta la sua esperienza da calciatore. È una persona che ti dice sempre la verità, e per un allenatore avere una persona del genere a fianco che sta vicino a te, vicino ai giocatori, è molto importante. Un giocatore che secondo me ancora non è esploso definitivamente, perché può fare ancora tanto, ha tantissimi margini di miglioramento. È un giocatore che si è presentato con la testa giusta, non fisicamente sta bene, ma con la testa giusta, con la voglia di apprendere, con la voglia di ascoltare l'allenatore, ma ascoltare i compagni di squadra. E questo è fondamentale per un ragazzo come lui che vuole crescere. Sicuramente ci darà una mano perché ha delle qualità importanti. Era un obiettivo, lo è ancora, però io voglio giocatori che vengono a Teramo con la voglia, al 100%, con la voglia di venire a Teramo. E se uno mentalmente non è pronto, preferisco un giocatore di un livello tra virgolette più basso, ma che mentalmente sia a disposizione della squadra, dell'allenatore e della piazza. Per quanto riguarda Emili, che ti devo dire, è un giocatore che abbiamo cercato, che ho cercato, però è passato anche tanto tempo.